tutti, bentornati a 10 minuti per cucinare. Oggi prepareremo insieme la crostata speziata alle pere. Per prepararla abbiamo bisogno di 320 g di farina 00, 80 g di zucchero, 150 g di burro, mezzo cucchiaino tra noce moscata e chiodi di garofano, 2 uova e abbiamo bisogno di 3 pere, 4,5 dl di vino rosso, 1,5 dl di acqua, 150 g di zucchero, 2 scorzette di limone e un pochettino di cannella. Avremo bisogno anche di 3 fette biscottate da sbriciolare. Abbiamo tagliato le pere, le andremo a cuocere quindi con 4,5 dl di vino rosso, 1,5 dl di acqua, 150 g di zucchero, le 2 scorzette di limone e la cannella. Andiamo a cuocerle, stando attenti che non si attaccano, quindi il cucchiaio di legno e girare per 10 minuti. Andiamo a preparare la base per la nostra crostata, quindi andiamo a unire la farina nel bimbi, lo zucchero, le spezie, burro tagliato a pezzettini. A questo punto azioniamo il nostro bimby, dovrà venire un composto tutto in briciole, quindi frulliamo velocità 3 per circa 30 secondi. Questo è il risultato. Aggiungiamo un pizzico di sale. Continuando a frullare velocità 3, aggiungiamo una alla volta le uova. Ecco, sono passati 37 secondi. Questo è il nostro impasto. Andiamolo a mettere nella pellicola. Andiamolo a mettere nella pellicola e deve riposare per un'ora in frigorifero. Ecco. Questo è il nostro composto. Mettiamo nella pellicola e lasciamolo riposare per un'ora. Ok, abbiamo tolto la nostra pasta frolla dal frigo, la andiamo a stendere e a foderare la nostra teglia per il forno. Ricordiamoci di rivestire anche il bordo perché all'interno dovremmo mettere le pere. Quindi infariniamo il piano e stendiamo. Ne lasciamo da parte poco più della metà. Che ci servirà per coprire la nostra crostata. Ok, andiamo a mettere la nostra base nello stampo. Adesso andiamo a preparare il bordo. Quindi prendiamo un altro pezzettino
e lo sistemiamo così. Andiamo a preparare il bordo, quindi facciamo un rotolino che poi adageremo sul bordo della crostata in questo modo. Continuiamo fino ad aver completato le parti mancanti. Ecco. A questo punto prendiamo le nostre pere, le abbiamo scolate dal vino e le adagiamo sulla nostra pasta frolla. A questo punto andiamo a prendere le fette biscottate che abbiamo sbriciolato. Io ho aggiunto anche delle nocciole, circa 100 grammi, tritate grossolanamente, però insomma possiamo anche evitare, oppure scegliere di mettere le mandorle, le nocciole. Cospargiamo l'interno delle fette biscottate sbriciolate in questo modo e andiamo a coprire con l'altro disco di pasta frolla che andremo a stendere. Una volta formato l'altro disco di pasta frolla, andiamo a coprire. Chiudiamo la pasta. Chiudiamo la pasta e andiamo ad infornare a 180 gradi per 45 minuti. Quindi il forno deve essere caldo. Nel frattempo lo accendiamo. La nostra crostata è pronta. Adesso la andremo a tagliare. Spero che vi piaccia, sicuramente sarà dolcissima. Il dolce è pronto. Spero che vi piaccia. Alla prossima video ricetta.